3.000 anni fa, nell'antico Egitto, un corteo funebre portò il corpo di un giovane faraone in una tomba nella Valle dei Re, allestita in tutta fretta. Ma il suo nome fu rapidamente cancellato da tutti i monumenti che aveva fatto costruire e ogni traccia del suo regno sarebbe presto scomparso, il suo nome dimenticato. Si chiamava Tutankhamon. La storia di questo faraone adolescente era destinata a intrecciarsi profondamente con la vita di un artista inglese, Howard Carter. Carter era un pittore e proprio per questo era stato ingaggiato in una spedizione organizzata dal British Museum di Londra per studiare i resti dell'antica civiltà egizia e il suo compito era quello di disegnare e di dipingere gli antichi monumenti. Ma in poco tempo riuscì a diventare anche un valente archeologo. Naturalmente il sogno di ogni archeologo in quel primo periodo della scoperta dell'antico Egitto era quello di trovare una tomba intatta. Non era però una cosa semplice, come ci mostreranno le avventure proprio di Howard Carter. Infatti le tombe dei faraoni erano state in gran parte saccheggiate sin dall'antichità. Ma Carter non sapeva che proprio sotto i suoi piedi si nascondeva uno dei più grandi tesori dell'archeologia. E la storia che vi racconteremo oggi è proprio quella del suo ritrovamento. La scoperta della tomba di Tutankhamon sarà anche il punto di partenza per scoprire, lo vedrete, personaggi veramente straordinari. Cominciamo quindi il nostro racconto partendo proprio da Howard Carter, l'uomo destinato a scoprire l'incredibile tomba del faraone adolescente.